Eccoci. Allora, cominciamo eh, questa eh, tavola rotonda dedicata appunto al tema dell'acidificazione degli oceani, che come abbiamo sentito, eh, come ci ricordava poco fa Massimo Chiappini, è uno dei, ehm, dei temi più eh, importanti che abbiamo di fronte, una delle sfide in realtà più importanti. Eh, L'altro l'abbiamo menzionato all'inizio sicuramente anche... Eh, la questione del, dell'impatto delle microplastiche, ma abbiamo sentito citare le, la, la pesca intensiva e quindi il depauramento delle, delle risorse ittiche. Allora, noi cercheremo un po' di capire in questa eh, tavola rotonda, grazie alle tante voci che ascolteremo, innanzitutto di che cosa si tratta, eh, il problema, come nasce, come si sta sviluppando, che... Eh, Proiezioni abbiamo sull'evoluzione che questo problema potrebbe avere e poi anche diciamo come possiamo agire naturalmente per contrastare eh, questo fenomeno, considerando anche l'impatto, come sentiremo, che ha anche sulle eh, specie viventi che popolano appunto eh, gli, gli oceani. Abbiamo sentito prima Massimo Chiappini ricordare che, appunto, eh, l'oceano, diciamo. Ci rendiamo conto dell'importanza dell'oceano dell solo quando qualcosa comincia a non funzionare più come ha funzionato dietro le quinte, no? Ci ha consentito benessere e in qualche maniera eh, equilibrio al, appunto alla vita anche sulla, sulla terra. Sentivamo prima della questione dell'assorbimento del, del calore, no? E, io ho incontrato un dato che mi ha molto colpito. Su questo, il fatto che dalla diciamo le stime che sono state fatte che dalla rivoluzione industriale a oggi l'oceano ha assorbito il 93 del calore in eccesso trattenuto nell'atmosfera dai gas serra. Se così non fosse stato, la temperatura media sul pianeta sarebbe cresciuta di eh, 36 gradi, qualcosa del genere. Quindi, insomma, questo ci dà l'idea un po' del ruolo che eh, giocano gli oceani. allora Proviamo adesso, però, a entrare nel merito della questione dell'acidificazione eh, degli oceani. Lo facciamo con alcune voci. Alcune sono qui presenti nel Castello di Santa Severa, altre sono collegate eh, da remoto. E allora eh, saluto ancora una volta Juanjo D'Anio Beita, il direttore generale. Di EMSO, Eric, alla uh, sua sinistra c'è Marco Galeotti, uh, che è il uh, Program and Industry Relations Officer di EMSO. Uh, qui alla mia destra c'è uh, Marco Oliverio, professore di zoologia e direttore del Dipartimento di biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma. E poi Collegati eh, con noi ci sono Vanessa Cardin, ricercatrice senior dell'Istituto nazionale di Geo e oceanografia e geofisica sperimentale, l'OGS di Trieste. Buon pomeriggio, Vanessa. E dovrebbe... Buon pomeriggio. Grazie. E dovrebbe essere collegato con noi anche Jaume Piera, coordinatore dei progetti europei MINC e ANERIS dell'Institute of Marine Science, non ancora. Lo appena sarà collegato, poi lo eh, saluteremo. Gli daremo il benvenuto è collegato invece da, dalla Spagna da Barcellona. Allora eh, comincerei col dare la parola intanto a Marco Galeotti perché prima nella sessione introduttiva ehm, Juanjo Dagno Be Beita ci ha mostrato, no? eh, Così a volo d'uccello eh, tutte le infrastrutture, tutti i punti di monitoraggio di Emso Eric. Allora chiederei a Marco di raccontarci un po' meglio che cosa fa Emso Eric e come lo fa proprio anche sul, non sul territorio, ma eh, sul mare soprattutto. Sì, grazie Marco, Prego. Eh, se posso ecco. Allora, eh, come ha accennato Marco, io sono il Program Industry Relations Officer a Temso e m, vorrei partire quest'oggi eh, introducendo eh, un pochino a EMSO, eh, parlare di come è strutturata, della missione, dei servizi e poi, poiché sono il primo speaker di questa sessione, introdurvi brevemente il concetto di acidificazione dei mari e mostrarvi un pochino cosa sta succedendo e come EMSO sta monitorando il fenomeno. Ok, quindi come potete vedere da questa slide, um, EMSO è l'osservatorio multidisciplinare europeo che si occupa di osservare il mare profondo e la colonna d'acqua, come ha detto Marco prima tramite la misurazione di alcune delle cosiddette variabili oceaniche essenziali. Eh, con colonna d'acqua in particolare, che è un concetto non molto uh, comune, insomma non se ne parla, qui si intende la colonna concettuale di acqua che parte dalla superficie del mare e arriva fino al, uh, al fondo ed è composta da cinque zone con caratteristiche fisico-chimiche molto differenti. EMSO è un'infrastruttura europea distribuita con un proprio stato legale assegnato alla Commissione europea direttamente, detto ERIC, che sta per European Research Infrastructure Consortium. Eh, EMSO contribuisce attivamente all'European eh, Research Area, partecipando fra le altre cose in 15 progetti europei. Ok, in questa slide vediamo invece eh, i paesi che partecipano in EMSO. Eh, sono otto. Eh, naturalmente abbiamo l'Italia eh, che ospita Emso presso gli NGV, poi abbiamo la Francia, la Grecia, l'Irlanda, la Norvegia, il Portogallo, la Romania e la Spagna. Il numero di persone coinvolte in totale è circa di 110 unità e il numero totale di organizzazioni circa 27. Ora eh, avete visto brevemente eh, questa mappa prima presentata dal direttore è la distribuzione geografica degli osservatori e osservatori che partecipano di EMSO e come vedete abbiamo osservatori che vanno dall'Atlantico al mare Egeo, fin su al mar di Norvegia, e, mh, ma anche il, il, il mar Nero. Per quanto riguarda mh, le parti della colonna d'acqua che EMSO monitora, ehm, abbiamo più o meno in tutti gli osservatori eh, l'osservazione della parte superficiale poi invece arriviamo a profondità dell'Odie 3.600 metri nelle isole Canarie, 3.000 nel Mar di Norvegia e circa 2.100 nel Mar Ionio, giusto per citarne alcuni. Poi abbiamo, non so se vedete nella slide, quei puntini verdi più piccoli, quelli invece sono tre test sites cosiddetti, eh, sono situati in acque superficiali eh, circa intorno ai 20 metri che vengono principalmente utilizzati per fare i test di nuovi apparati e nuovi sensori. Ma eh, ecco, dopo aver introdotto brevemente la struttura di EMSO, vorrei parlare un attimino di qual è eh, la missione di EMSO. E EMSO, in quanto eh, istituzione europea scientifica d'eccellenza, supporta la ricerca d'eccellenza nei settori dell'ecosistema marino del cambiamento climatico e dei pericoli geologici e queste ricerche vengono realizzate al fine di raggiungere una gestione sostenibile e la protezione delle risorse marine per comprendere meglio le complesse interazioni fra le varie componenti della biosfera. Ora, le sfide che ci troviamo ad affrontare lungo questo percorso di ricerca sono principalmente quelle definite dalla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto Blue Growth, che rappresenta il contributo del settore marino al raggiungimento della strategia cosiddetta Europe 2020 per una crescita intelligente, sostenibile inclusiva. e inclusiva. Le sfide sono queste, monitorare il riscaldamento globale, l'acidificazione dei mari di cui parliamo oggi valutare l'impatto e la sostenibilità dello sfruttamento delle risorse marine, effettuare osservazioni in real time, e sviluppare sistemi di allerta rapida per terremoti e tsunami, mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici sull'ecosistema marino e l'analisi delle interazioni, come dicevamo prima, tra le varie componenti della biosfera. Ora, una delle principali misure che EMSO sta mettendo in campo per raggiungere questi obiettivi è quella di adottare all'interno di ogni osservatorio una configurazione standard degli apparati osservativi. Il principale strumento per mettere in pratica questa strategia è dotare ogni osservatorio con quello che è stato chiamato EMSO Generic Instrument Module, EGIM in breve. L'EGIM ospita un set di sensori standard in grado di produrre dati con le stesse caratteristiche, per cui risultano interoperabili per definizione. Ehm, su, su questo è stato pubblicato al nostro team un, un paper scientifico sulla rivista Frontiers in Marine Science e vi ho messo il link in basso. Ora, mh, come sapete, il decennio 2021-2030 è stato dichiarato, lo diceva Marco prima, dalle Nazioni Unite al disegno degli oceani e per partecipare ancora più attivamente EMSO insieme ai colleghi dell'Istituto Francese del Mare Ifremer quelli giapponesi di JAMSTEC a quelli canadesi di ONC, um, tre degli istituti più importanti al mondo in ambito marino hanno proposto alle Nazioni Unite un'azione chiamata One Ocean Network for Deep Observation. Questa mh, azione si prefigge come obiettivi quello di Rafforzare le collaborazioni già esistenti con le istituzioni che si occupano del mare a livello mondiale, stringere nuove partnership con il settore privato, coinvolgere il pubblico, accelerare sul trasferimento tecnologico e rafforzare l'idea di un coordinamento globale per sviluppare strategie e politiche del mare che siano allineate tra i diversi continenti. Ora, ma mh, passando agli strumenti concreti con i quali Emso mette, mh, trasferisce alla comunità scientifica e a tutti gli stakeholder i risultati della sua attività, il luogo principale lo svolge sicuramente il nostro portale dati. Ho inserito il link nella slide per chi volesse accedervi e sul portale potete trovare l'elenco delle nostre facility. Con la possibilità di visualizzare i dati messi a disposizione da ognuno di loro e con una serie di tool che abbiamo sviluppato per l'elaborazione dei dati. Ma adesso vorrei passare all'argomento di questa sessione, cioè quello dell'acidificazione degli oceani. Volevo partire da semplicemente dare una rapida e ricordare a tutti noi qual è la variabile principe per misurare l'acidità di una soluzione che è il pH e ehm, come ci ricordiamo dal, dal liceo c'è questa definizione che passa attraverso il logaritmo che è della concentrazione di questi ioni positivi dell'idrogeno. Ora il pH può variare da 0 a 14, eh, una soluzione neutra eh, quindi né acida né basica ha un pH uguale a 7, sotto il 7 è acida, sopra è alcalina. Il pH medio dei mari, la cosa interessante, attualmente è circa 8,06, quindi il mare è alcalino. Ora, per quanto riguarda mh, il fenomeno di acidificazione dei mari, un ruolo centrale, è stato, lo è stato accennato prima, lo ha il CO2, la carbonica, che come sappiamo viene prodotta da, dalla combustione di eh, carburanti fossili. Eh, ma rimanendo sulla chimica dei mari, eh, le reazioni di base che rendono l'aria carbonica importante in questo fenomeno di acidificazione sono quelle due che vedete nella slide, cioè il CO2 presente nei mari perché viene assorbito dall'atmosfera interagisce con l'acqua, formando acido carbonico che, essendo poco stabile, si decompone praticamente subito, spontaneamente rilasciando questi ioni idrogeno che dicevamo prima, che appunto vanno a contribuire al pH. Quello che succede quindi è che il CO2 in atmosfera è andato aumentando negli anni e i mari hanno continuato ad assorbirne sempre di più. Questo assorbimento, da un lato, lo si diceva prima, ha attenuato gli effetti del riscaldamento globale, quindi in qualche senso lo dovremmo ringraziare. Ma il prezzo che stanno pagando i nostri mari è veramente molto alto perché questa acidificazione, come vedremo poi anche negli interventi successivi, porta delle conseguenze abbastanza importanti. Ma mh, appunto vediamo però come è cambiata la concentrazione di CO2 nell'atmosfera e come di conseguenza è cambiato il pH dei mari negli ultimi secoli. Beh, la prima cosa che rileviamo è che la concentrazione di CO2. La concentrazione di CO2 nell'atmosfera negli ultimi 200 anni è passata da 280 parti per milione agli attuali 421 secondo gli ultimi dati della NASA. Come diretta conseguenza, il pH medio dei mari è sceso sempre negli ultimi 200 anni da circa 8,2 agli attuali 8,6 e solo dal 1985 ad oggi la città dei mari è aumentata del 30%. Quindi, insomma un aumento significativo negli ultimi, negli ultimi decenni. Ora, mh, detto ciò, vorrei invece darvi una breve visione di quello che fa eh, la nostra organizzazione per monitorare questo fenomeno. E, mh, come abbiamo detto prima, EMSO ha 14 osservatori dislocati nei mari intorno all'Europa e tutti quanti rilevano, insieme ad altre variabili oceaniche essenziali, il pH o la CO2. Ma per vedere giusto un paio di esempi concreti, il primo caso che vedete nella slide è quello di Emso Canarie, eh, nel quale i nostri colleghi dell'Istituto Plocan gestiscono, fra le altre cose, un mooring eh, che è un cavo attaccato ad una boa, come vedete nell'immagine, una boa di superficie che si estende fino al fondo marino. Questa specifica infrastruttura si chiama Estoc, arriva fino a 3630 metri ha tre stazioni di misura lungo l'estensione del cavo e in questo specifico caso il pH è misurato da un sensore posto sulla boa, quindi in superficie. L'altro caso invece è quello dei colleghi ehm, di EMSO e Leni Kark, in Grecia, presso la stazione di Pilos, che è parte della rete cosiddetta Poseidon, composta da sei moorings, simili a quelli che abbiamo visto nella slide precedente, nel caso specifico di Pilos, i colleghi misurano, fra le altre cose, il pH del mare, ma questa volta in profondità, a 1630 metri. Per chi volesse approfondire, ho messo i link a queste facility in ambe due eh, le slide. E con questo il mio intervento finisce. Grazie. Grazie, grazie davvero Marco Galeotti per averci fatto questo quadro delle, delle attività. Ehm, di eh, EMSO-ERIC e anche averci fatto conoscere più da vicino eh, che, cosa, che cosa fa. Ehm, allora abbiamo sentito citare delle parole chiave no? come interoperabilità, la comunicazione dei dati ehm, e dunque adesso chiedo se è collegata Vanessa Cardin perché eh, vorremmo dare la parola a lei, se, fatemi un cenno se mi confermate che è così. E perché appunto uno degli aspetti che Marco Galeotti sottolineava, eccola qui era appunto eh, la questione della condivisione dei dati, no? E già Emso Eric è una eh, grande collaborazione. Ci sono altri istituti di ricerca, come appunto il caso eh, dell'OGS che studiano da molto tempo. Ehm, appunto, il, compiono monitoraggio eh, degli oceani degli ambienti eh, marini e Appunto, la una delle sfide più importanti, anche preparando questo nostro incontro, eh, ho, ho capito che è davvero la, eh, la condivisione dei dati, la capacità di, poter, eh, di poterli eh, comunicare facilmente che siano effettivamente condivisibili. Per cui chiederei intanto a Vanessa Cardin di raccontarci che cosa fa invece OGS e come opera eh, negli, nei mari, eh, appunto, soprattutto nel Mediterraneo. Prego. Eh, buongiorno. buongiorno a tutti e eh, grazie per l'invito. Eh, eh, vorrei più o meno, non tanto è quello che fa l'OGS perché l'OGS è parte di una rete di monitoraggio e partecipa a diversi programmi eh, di ricerca e anche istituzionale, europeo e anche mondiale. Vorrei più, eh, posso eh, condividere il mio schermo. Allora. Ok? Eh, praticamente è più eh, il, il il sistema di osservativo europeo che supportano eh, tutti questi cambia le, gli studi dei cambiamenti climatici. El, uh, e principalmente il ruolo della uh, oceanografia operativa nei cambiamenti climatici. Ripetendo un po' quello che è stato già menzionato da Marco e anche da altri eh, relatori, ehm, abbiamo visto che il processo di acidificazione riguarda, be eh, riguarda bene o male tutti gli ocean e oceani e mari del mondo e, ancora di più, eh, data la sua condizione di mare semi richiuso e il Mediterraneo. Ed è alimentato dalla concentrazione crescente di gas serra in atmosfera. Come ha mostrato già Marco, ha indicato che questi livelli di andride carbonico, CO2 nell'atmosfera sono aumentati da 280 ppm a più di 420 ppm, come riportato nello studio nel maggio del 2022. Cioè un aumento di quasi del 50% rispetto all'inizio dell'era industriale. Come già detto, gli oceani infatti sostrano dall'atmosfera dall i gas serra, così, frenando così in parte il riscaldamento globale, globale e facendo, eh, subendo un'alterazione del loro pH. Non è detto che questo non significa che gli oceani o mari diventeranno acidi. Eh, ma che il pH si sta avanzando verso un pH 7, ossia neutro. Le cause sono state anche menzionate, giusto so, per dare una, eh, un, una premessa, che la, eh, sappiamo tutti che è l'aumento delle attività antropiche, come la combustione di combustibili fossili, la deforestazione, la cementificazione, cioè causa nostra. Cambiamenti anche di destinazione di uso dei terreni su larga scala che hanno emesso tipo 4, 43 miliardi di tonnellate di CO2 nell'atmosfera nel 2019. Ma per fortuna o, o per sfortuna, solo la metà della CO2 rilasciata da queste attività è rimasta nell'atmosfera, dimostrando che l'oceano lo, è un stato un efficace serbatoio di CO2 atmosferico, ma con gravi conseguenze. Ehm, il Mediterraneo così come altri vaccini ha subito un processo di acidificazione nel corso degli anni e secondo, secondo recenti studi nel corso dei prossimi decenni il fenomeno potrebbe continuare e specialmente da una previsione nell'estate del 2021 il, il pH potrebbe essere inferiore, inferiore soprattutto nei settori meridionali del Mediterraneo e a una profondità di 50 metri, soprattutto nel, eh, lungo la costa africana, specie di fronte a Alessandria d'Egitto e nella zona della Turchia, e con interessamento anche del tratto dei mari tra i eh, Baleari e la Sardegna e il Mar di Creta. E, mh, come, ma per portare avanti tutti questi studi, per sapere come, come eh... Possiamo studiare, avere dei dati e abbiamo bisogno, prima dei dati, come è stato menzionato, finanziamenti, perché senza questi finanziamenti non possiamo niente, e le, le metodologie, metodologie condivise, eh, specie a livello mondiale, eh, globale, ma principalmente a livello europeo. La scenografia operativa ha un ruolo fondamentale nello studio, si so vede qua un ruolo fondamentale nello studio dei cambiamenti climatici. Per chi non è dell'ambito, de, dell dell'area, la oceanografia operativa è definita come l'insieme di attività per la generazione di prodotti e servizi che forniscono informazioni sul, ehm, sull'ambiente marino e costiero. E si basa su due pilastri principalmente, le osservazioni, il monitoraggio che si concentra ehm, sulle misurazioni di routine sistematiche e a lungo termine dell'oceano e dell'atmosfera eh, dell e anche sulla loro rapida interazione e divulgazione. Marco ha menzionato che l'importanza la, la, la di una condivisione ma anche di una standardizzazione e una capacità di condividere e confrontare i dati, eh, il confronto di questi dati. La componente di previsione invece è utilizzata m, per la modellistica oceanica che genera una varietà di prodotti che sono il, il HINCAS, che sarebbe il NAOCAS, Scusate che descrivono lo stato attuale, che sono dati dai dati che vengono eh, inizialmente dall'osservazione, eh, fornite dell'analisi. Dopo abbiamo le previsioni eh, basate sul modello di questo con questi dati e anche il HINCAS che sarebbe il passato, eh, de, de, um, utilizzando i dati pregressi. Ehm, in, in brevemente il sistema come funziona questo? Abbiamo un sistema di disegno, come è stato anche per esempio anche per MsORI, per tante altre eh, strutture o sistemi di monitoraggio. Abbiamo l'osservazione, abbiamo eh, la, il data management che, come ho detto, è molto importante. Dopo questi qua vanno a alimentare il sistema di previsione abbiamo anche i prodotti, i servizi eh, di divulgazione perché questo, quello che succede, quello che studiamo è necessario che sia condiviso sia tra di noi attraverso i network, eh, il ricercatore, ma anche con il pubblico e con eh, la comunità e con, con la comunità e con lo che sarebbe i stakeholders o anche gli users. Questo che daranno un uh, feedback per il um, per capire se il sistema, il disegno del sistema che abbiamo applicato è giusto. Tra quelle è il tipo di de, de operazione, dei de modelli che abbiamo, troviamo sia per, per le onde, abbiamo sistemi per l'uso come in questo caso, per l'acidificazione. Ehm, come, 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 eh, quali sono le iniziative a livello europeo o anche globali? In questo caso, scusate, eh, e eh, eh, possiamo eh, nominare praticamente eh, o possiamo raggruppare tre grandi gruppi anche se potrebbero essere altri uno è il Research eh, in, eh, European Research Infrastructure Consortium o l'ERICS le nel quale per esempio Eric fa parte e abbiamo eh, eh, il, eh, il ERIC che non commenterò perché è stato già commentato eh, da Marco e abbiamo l'ICOS che è il Carbon Integrated Carbon Observing System. Abbiamo programmi e eh, progetti eh, e networks. Per quanto riguarda eh, più specificamente in questo caso, che eh, per l'acidificazione abbiamo la rete osservativa eh, ICOS, che è praticamente la rete oceanica che fornisce osservazioni oceaniche a lungo termine necessarie per comprendere lo stato attuale e prevedere meglio. Il comportamento futuro del ciclo borale del carbonio e delle emissioni di del gas per, rilevanti per il clima ha tre eh, componenti: atmosfera, la parte dell'ant, della parte terrestre e la parte marina. E, dopo, eh, praticamente, eh, la quantificazione di flussi, come vedremo in, eh, in, in come vediamo in quest'altra eh, diapositiva ehm, ci indica che praticamente è un monitoraggio non solamente del Mediterraneo quando noi vogliamo vedere cosa succede nel Mediterraneo ma vediamo cosa deve succedere nell'Atlantico perché tenda come la parte dell'input eh, per prendere in considerazione le, mis le, mis le misure che entrano nel nostro, nel nostro mare eh, Mediterraneo la rete d'osservazione marina de si basa su tre componenti, che sono le navi di opportunità e le stazioni oceanografiche fisse, ov observatories, che sono questi tre che vediamo qua. In, in, adesso c'è anche un'altra canale di Sicilia. E come complemento si pensa a utilizzare stazioni fisse ripetute in maniera di realizzare un monitoraggio ottimale per contribuire con maggior dati a cadenza di stabilire che darebbe ancora più dati per la nostra rete. E questo è stato già fatto in precedenza in altri eh, progetti europei che erano come il Carbon Ocean e il Fixo3. Il Fixo per quanto riguarda eh, come, come possiamo em, em, studiare, lo studiamo come anche come em, su Eric, ha delle stazioni, eh, l'osservatorio, eh, lo c'è anche AICOS e il contributo italiano. Scusate, il, il contributo italiano è eh, attraverso diversi eh, siti osservativi nel quale eh, abbiamo due nel Dolo adriatico che Mambo e Paloma, che, tra, che, appartengo, che appartengono o che fanno parte della rete di ICOS. Eh, nel sud-adriatico, nel il, 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 il southern-adriatico, che è per Amso e eh, ICOS il sistema profondo del western del de western mediterraneo de emso lampedusa icos e anche il mar ligure abbiamo ehm, emso e icos le variabili misurate in questo caso digamos, sono quelle che sono le iof come ho già menzionato e scusate eh, che sono eh, quelle variabili già definite a livello mondiale necessarie per e contribuire allo studio dei processi cambiamenti climatici. Giusto per dare un'idea, questo è l'osservatorio multidisciplinare del Sud Adriatico, che è situato nella, nella, nella sua fossa Adriatico a 1200 metri. La, 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 una delle cose molto importanti di questo, di questo tipo di, di osservatorio è che fornisce e misure a alta frequenza ci permette di avere eh, una lunga scala temporale la, con l'identificazione dei processi ed è una informazione eh, importante nelle variabili misurate. C'è ancora una nuova tecnologia e sono diversi attraverso la fisica, attraverso la biogeochimica, in questo caso il, che stiamo parlando qua, la ocean acidification, e di formazione e possiamo anche fare la parte biologica con lo studio del, del, del zooplancton. Abbiamo anche programmi e progetti europei nel quale eh, c'è, in questo momento abbiamo la DECA degli oceani con tutti i, pro, i progetti annessi, um, tra i quali abbiamo anche uno specifico per il Mediterraneo che è chiamato The Science We Need for the Mediterranean Sea We Want che è a, leader, a leadership italiana e eh, CNR. Abbiamo anche forme di finanziamento per lo studio di questi, di questi eh, della certificazione e anche altri tipi di processi eh, che attraverso forme di interreg, in questo caso ho menzionato l'Adrian, però abbiamo anche bilaterale nel quale eh, vi permette di de, eh, dedicare direttamente degli studi per rispondere a quesiti specifici. Dopodiché abbiamo anche Networks, eh, tra i quali abbiamo eh, Mungus. Tre, eh, per, è molto importante eh, lavorare eh, insieme. Non, non possiamo fare niente, eh, oramai ogni uno, ogni network, eh, lavora, eh, lavorare da solo perché eh, ogni paese eh, deve mettere a disposizione delle risorse. Perciò ehm, uno dei nuovi eh, eh, network che eh, abbiamo è la Mediterranean Ocean Acidification Hub che è praticamente è una rete che collega gli scienziati, scienziati eh, mediterranei che lavorano e sono interessati all'acidificazione dell'oceano, dell in questo caso del, del, mare, del mare mediterraneo e collegarle con quello che succede nella forma globale. Questa rete di, osserv eh, di osservazione ha eh, incoraggiato la formazione dal basso eh, del hub regionale per promuovere una comunità di pratica, una pratica per la raccolta efficiente di dati, eh, comparabili e eh, geograficamente distribuite per valutare l'acidificazione dell'oceano e specialmente i suoi effetti, e eh, per supportare strumenti adattamente come la previsione dei modelli. Eh, abbiamo anche una molto importante, una network che è la, il network del Mungus, che è il Mediterranean Oceanographic Network for the Global Ocean Service System, nel quale è, è un'organizzazione attiva per la, il, il coordinamento dell'oceanografia operativa nel Mar Mediterraneo e formano parte diversi. Eh, paesi che do, eh, per specifico 12 paesi, paesi con 34 partner eh, che lavorano insieme per condividere sia i dati eh, perché abbiamo tre pilari, abbiamo eh, l'osservazione, la, la parte modellistica perché abbiamo modelli fisico e biogeochimici e abbiamo anche l'applicazione che sono, eh, sono i prodotti che derivano delle due prime eh, pilastri ehm, specialmente applicati al climate change navigazione, plastica e il, il pollution eh, per finire ehm, praticamente come possiamo una volta che abbiamo visto eh, quello che è la situazione attuale ehm, come possiamo ehm, in, eh, eh, certification. Vale. Sì? No, prego, benissimo. Pensavamo di aver perso il collegamento. Ecco, utilizzando eh un nuovo tipo di analisi pronto, mi sentite per la disseminazione del, del, del knowledge che può che può eh, aiutare l'accreditazione di un Public momentum, come viene detto, e specificamente per la, la necessità di adottare implementare, e implementare specifico e delle azioni specifiche, e specialmente del paese maggiormente industrializzato nel Mediterraneo. È, grazie. Grazie, grazie Vanessa Cardin per averci dato un quadro così articolato eh, di eh, tutto quello che viene fatto a livello di appunto, oceanografia operativa, come abbiamo capito, per, in supporto proprio all'impatto, alla, alla comprensione dell'impatto dei cambiamenti climatici. Però allora abbiamo raccolto queste informazioni su eh, come si monitora diciamo, l'andamento la, dell'acidificazione degli oceani. Però la domanda è perché dobbiamo preoccuparcene? Eh, perché dobbiamo farci carico di trovare il modo di invertire in qualche maniera eh, la tendenza. Penso che avremo l'idea ancora più chiare grazie a quello eh, che ci racconterà adesso Marco Oliverio, lo ricordo, professore di zoologia eh, all'Università La Sapienza di Roma, che eh, ci aiuta proprio a capire qual è l'impatto dell'acidificazione degli oceani sugli ecosistemi marini. Prego. Funziona? Sì, ok. Ah, si è collegato. Salutiamo anche Giaume Piera che nel frattempo si è collegato. Hi, Thank you for being... sì, se mi mettete le slide, grazie. Ehm, allora, sì, esattamente questo di cui volevo parlare: cioè avete un'idea di quanto costa tutta questa roba? Qual è il, il costo per il contribuente no? di, questo, di questo impegno per studiare e monitorare questi parametri? Ne vale la pena? Vale la pena investire queste risorse o vale la pena invece ridirigirle su qualcos'altro? Io dal mio punto di vista di biologo, che faccio completamente un altro mestiere rispetto a loro, cerco di darvi la mia posizione sul perché sì, assolutamente sì, ne vale la pena, no, assolutamente no, non spostiamo le risorse su altre cose, ma anzi mettiamone di più, perché è fondamentale avere questo tipo di informazioni. Perché gli effetti di processi come questo, come l'acidificazione, sugli organismi biologici, quindi sulle forme di vita su questo pianeta, ci sono, sono pesanti e per conoscerli abbiamo bisogno esattamente di questo tipo di informazioni. Questa, adesso non ve la, insomma, non ve la dettaglio, è la curva dell'aumento della. CO2 in atmosfera che ha come effetto, come abbiamo visto, l'aumento, l'incremento dell'acidificazione negli oceani. Andiamo a vedere che cosa succede negli organismi, però prima volevo fare una, una piccola precisazione. L'acidificazione è una parola che porta con sé diciamo, il racconto di un processo che è un processo con molti attori, che partecipano e con molte sfaccettature. Questo grafico che vi faccio vedere non entro nel dettaglio, ma è il racconto della misurazione della concentrazione della CO2 nell'acqua, che è direttamente poi collegata con il processo dell'acidificazione, in due posti completamente diversi ma nello stesso frame temporale. Un posto in azzurro sono le Hawaii, in mezzo all'Oceano Pacifico, dove tutto quanto è tamponato fondamentalmente dalla grandissima massa di acqua che circonda quel posto in cui vedete, eh, c'è, diciamo, nel corso di un anno no? c'è una concentrazione piuttosto stabile di eh, anidride carbonica. Se lo andiamo a guardare nel lungo eh, periodo temporale, vediamo che c'è un incremento, come quello che abbiamo visto, che è la media, diciamo, dell'incremento eh, negli, ultimi, negli ultimi anni. Ci sono posti come nel Mare del Nord, quello è il fiordo di, di Kiel, dove invece, anche solamente se andiamo a guardare che cosa succede nell'arco di da un mese all'altro abbiamo delle variazioni di concentrazione clamorose. Ecco il nostro Mediterraneo è una via di mezzo fra queste due situazioni e proprio perché nel mondo, nel nostro pianeta e nella parte acquatica del nostro pianeta ci sono situazioni così diversificate, ho fatto vedere due estremi, ma c'è tutta quanta un mosaico di situazioni intermedie è estremamente importante che le nostre conoscenze sui dati sul monitoraggio non siano basati su una stazione qui, una stazione lì, ma su una quantità quanto più possibile integrata di dati. L'altra parola magica su questa cosa, che io credo sia importantissima, è integrazione, cioè mettere insieme le conoscenze. Allora, se gli americani hanno la loro rete, se gli europei hanno la loro rete, i giapponesi hanno la loro rete di stazioni, integrare le informazioni, metterle insieme e condividerle diventa strategico. E l'ultimo aspetto, poi entro un po' nel dettaglio degli animali e de degli organismi che mi interessano più da vicino, è la velocità di integrazione, cioè la velocità con cui queste conoscenze diventano patrimonio comune. Questi processi, se ne fregano della nostra eh, capacità di reazione, stanno andando molto veloci. Quindi la nostra capacità di integrare queste informazioni, questa grande quantità di informazioni... Eh, Tanto più elevata, tanto maggiore sarà la nostra capacità di rispondere a questi processi che vanno avanti con le loro velocità, che stanno diventando sempre più elevate. Per questo, ci si richiede questo tipo di, di capacità, che non è assolutamente facile. Quindi, le grandi infrastrutture come, come Eric, Emso e, e, e quelle che abbiamo sentito raccontare, sono la, la soluzione per questo, il singolo. Eh, il singolo ricercatore da solo non ha più ragione d'essere. Se non lavora integrato in, una re, in un network, non, non ha la capacità, non ha la possibilità di raggiungere i risultati. Poi andiamo a vedere che cosa succede agli organismi biologici con l'acidificazione. Eh, ci sono tutta una serie di, di problematiche, eh, le, le ho raggruppate in tre macro-categorie, ma in realtà ce ne sono, eh, si potrebbero dissezionare molto più in dettaglio. Uno è ovvio, aumenta l'acidificazione, tutti gli organismi che hanno una struttura carbonatica, quindi uno scheletro di qualche tipo, pensate ai coralli no? che hanno lo scheletro di carbonato, le conchiglie eh, che hanno una conchiglia di carbonato di calcio, vengono erose dall'aumento dell'acidificazione, o hanno difficoltà a costruirsi delle strutture in carbonato di calcio perché aumenta l'acidificazione, quindi si abbassa il pH e per loro è più complicato costruirsi uno scheletro, che, siccome per loro è vitale, eh, beh, questa cosa gli crea dei problemi ma in realtà l'acidificazione agisce, ha degli effetti su una quantità enorme di processi biologici degli organismi. Ve ne potrei per vedere tutta una serie, ve ne faccio vedere solamente un paio perché per me sono molto eclatanti, sono diciamo, l'ultima frontiera su cui si sta lavorando e sono molto eclatanti, hanno a che fare col comportamento e che quindi questa cosa ha degli effetti, insomma... Anche diciamo eclatanti dal punto di vista del messaggio che, che portano nei confronti delle, delle persone. Partiamo con le strutture esterne, la parte più, più semplice. Noi sappiamo che ci sono degli organismi, eh, una, una serie degli organismi che hanno strutture fatte di carbonato di calcio che subiscono gli effetti dell'acidificazione li subiscono in termini, quando dico subiscono, subiscono in termini negativi. Ora però noi sappiamo anche da ricerche anche relativamente recenti che non, è, non vale lo stesso discorso per tutti gli organismi. Qui ho portato quattro fotografie di quattro coralli differenti. In alto, nella prima riga, ci sono eh, due coralli che si chiamano Balanofiglia europea e Cladogora cespidosa, molto famosi in Mediterraneo. Bene, questi due organismi sembrano essere particolarmente, hanno uno scheletro calcareo. No, Cladogora cespidosa è forse l'organismo che fa le strutture che assomigliano di più a un rift corallino nel, nel Mediterraneo. E questi due organismi sembra che abbiano una certa capacità di resilienza, cioè di resistere a condizioni di acidificazione, quali quelle che noi addirittura stimiamo saranno le condizioni fra 50, 80 o 100 anni, con questo trend che stiamo eh, seguendo. E perché? Questa eh, questo già è una domanda alla quale non sappiamo rispondere bene, cioè probabilmente dove i loro tessuti si interfacciano con lo scheletro carbonatico, loro hanno la capacità di tamponare gli effetti dell'acidificazione e li troviamo queste due specie abbastanza floride senza grandi problemi anche in quelle situazioni tipo le fumarole di Stromboli e Vulcano, a Ischia, no? dove vengono fuori eh, sostanze da azione vulcanica dal, dal terreno e, e l'acqua è acidificata, ha un pH particolarmente basso. Loro ci stanno e non sembrano soffrire particolarmente. Di contro, quelli di sotto, quelli arancioni e quello giallo, che si chiamano astroides scalicularis e leptosamnia provoti, invece sembrano essere particolarmente sensibili all'azione dell'acidificazione. Questi ve li dico perché nelle. Pareti, se voi fate un'immersione a Zannone, a Ponza o a Giannutri, molto spesso voi potrete trovare Giannutri, magari non trovate l'astroides, ancora non in queste formazioni, ma insomma fra un po' così, perché è una specie termofila che si sta spostando verso nord, tanto per entrare in temi di cambiamenti climatici. Però queste specie le trovate molto spesso vicine a pochi metri di distanza da quelle, da quelle di sopra, negli stessi ambienti. Loro, però, sembrano soffrire. Cosa ci fa pensare questo? Che pur essendo organismi relativamente imparentati, sono tutti coralli, tutte sclerattinie, fanno parte dello stesso grande gruppo eh, che studiano i, gli specialisti di, di coralli duri, beh, però hanno risposte biologiche differenti. Da quest'altra parte vi faccio vedere altri due esempi. In basso una specie di gasteropode, una chiocciola marina, e guardate le conchiglie sulla destra dal basso verso l'alto si passa da situazioni normali a situazioni particolarmente acidificate cioè in condizioni eh, in acque tipo quelle appunto delle fumarole e vedete le conchiglie progressivamente diventano sempre più corrose questi organismi diventano grandi riescono a crescere ma hanno problemi a costruire una conchiglia robusta qual è il problema per questo organismo è che questo organismo si difende con la conchiglia se non riesce a produrre una conchiglia robusta viene predato più facilmente e quindi le sue popolazioni soffrono. Di sopra invece abbiamo delle foto al microscopio elettronica a scansione molto belle che ci fanno vedere dei coccolitoforidi, sono degli organismi piccolissimi, microscopici che sono abbondantissimi, noi non li vediamo perché non ci abbiamo l'occhio per vedere queste cose, ma negli oceani giocano un ruolo importantissimo. Tra l'altro loro giocano un ruolo importantissimo perché questa specie di... Non saprei come definirla, una microastronave, perché se le vedete navigare sembrano delle piccole astronavi di micron, di, eh, di, di decimi, centesimi di millimetro, anzi eh, di, di dimensioni. Vedete, la prima sulla sinistra è in situazione normale, la seconda in una situazione in cui aumenta la temperatura e, diminui, e aumenta la CO2 e quindi si abbassa eh, il pH, aumenta l'acidità comincia a essere un po' corrosa questo loro scheletro calcareo, in fondo a destra molto corrosa. Questi organismi fanno parte del fitoplancton, sono quelli che nel fitoplancton, per esempio, contribuiscono ad assorbire continuamente la CO2 che noi produciamo e mettiamo in atmosfera. Quindi loro tamponano da una parte questo aumento della CO2 e quindi tendono a tamponare l'acidificazione. Ma l'acidificazione che aumenta il contorno comunque li danneggia e loro, quando vengono danneggiati così, affondano, non riescono più a sostenersi in superficie e non riescono quindi più a partecipare ai processi di fotosintesi, eccetera, che sono quelli. Che eh, dovrebbero essere quelli benefici. Quindi vedete come il meccanismo comincia a diventare complicato: gli effetti sono diretti, indiretti, e alla fine hanno un feedback addirittura positivo. Cioè, aumenta l'acidificazione, diminuisce la loro, la loro capacità di questi organismi di resistere e di tamponare l'acidificazione. Vi faccio vedere quelle le cose che mi, mi hanno sempre lasciato, in questi ultimissimi anni in cui si sta lavorando su queste cose, eh, stupido. Questo è un granchio. I granchi, non so se voi avete mai avuto modo di, di vedere, le femmine dei granchi trattengono molto spesso le, le, le masse di uova fecondate sotto l'addome, quella massa arancione che vedete sotto la pancia di questo granchio. E quelle uova le portano avanti finché non escono fuori le piccole larve di questi granchietti, che sono pronte poi per la loro vita e faranno il loro. Tutta la prima parte di sviluppo è una parte estremamente delicata. I numeri che voi vedete là dentro di uova. Da quei numeri dipende la sopravvivenza di quella popolazione. Le femmine sono molto attente a questo. Ci sono tutta una serie di messaggi che vengono scambiati dentro la specie tra maschio e femmina e che attivano una serie di comportamenti. Una serie di queste sostanze che vengono emesse sono ormoni, feromoni li chiamiamo, che vengono eh, trasmesse tra maschio e femmina, attivano nella femmina dei comportamenti di attenzione particolare per le loro uova, le cure parentali, per cui loro ossigenano e ventilano le, le uova e ne, e ne hanno cura. Si è scoperto che l'acidificazione, diciamo così, danneggia alcune di queste molecole, in particolare una molecola proteica. Che serve ad attivare nella femmina questa cura, per cui per attivarla ce ne vuole una concentrazione 10 volte superiore. Altrimenti lei non se ne accorge, non la sente e non si cura delle uova, oppure le ventila di meno. Capite che cosa succede? Aumenta l'acidificazione, diminuisce la, la capacità della femmina di sentire lo stimolo, diminuisce la cura parentale sulle uova. La popolazione di questo granchio si abbassa perché meno uova arriveranno alla fine, meno larve, meno granchi. E col tempo il trend per questa popolazione sarà un declino. Pazzesco. Faccio vedere un altro paio di cose che sono, secondo me, fantastiche. Eh, questa è la spigola. No? Allora, voi vedete, ci sono delle sostanze che vengono lette nell'ambiente attraverso sistemi di recezione chimica, l'olfatto, diremo noi, il naso, no? E allora i pesci percepiscono la presenza, per esempio, di una preda o di un predatore annusandone la presenza e a volte la, la annusano, pensate all'acqua torbida, no? Loro si rendono conto comunque che sta arrivando un predatore o che c'è una una preda a disposizione anche a distanze eh, non visibili, non immediatamente. Allora si è scoperto che nei pesci alcune del, dei, delle sostanze chimiche che vengono annusate per percepire l'arrivo di un predatore sono danneggiate dall'acidificazione eh, da, dall e quindi è necessario per i, i, gli avannotti di spigola, cioè i giovani della spigola, è necessario essere il 42% più, il più vicini al predatore per accorgersi che è arrivato il predatore troppo tardi, non si fa tempo. No? Allora voi capite che succede? Aumenta l'acidificazione, i giovani di spigola, gli avanotti di spigola non sono più in grado di accorgersi in tempo che sta arrivando il loro predatore perché non sentono più il... Eh, devono, dovrebbero, se, se ne accorgono che è troppo vicino. Calano le popolazioni di spigola. Allora cominciamo anche a capire l'impatto, eh, vogliamo ragionare di impatto economico? Ok, volete fare una bella spigola al forno? Eh? Eh, costerà molto di più, la spiego da forno, perché ci saranno molte di meno, perché sarà molto più difficile gestire questo tipo di, di cose in natura. Allora, gli effetti sono molto, molto complessi. Questo studio è molto bello perché eh, ormai è datato, è eh, di sette anni fa, del 2016, però in realtà è stato uno studio che ha, ha, ha toccato un po' tutti quanti gli aspetti, ha fatto vedere l'integrazione dei problemi, quindi l'integrazione dal punto di vista dei problemi. Abbiamo effetti sull'acquacoltura. Le, le ostriche che, le cui larve con l'acidificazione non riescono più a mantenersi in quota e quindi a nutrirsi abbastanza e quindi se ne producono molte di meno e quindi anche l'acquacoltura non riesce ad andare avanti, si abbassa la produttività degli impianti di acquacoltura, a meno che non si fanno delle strategie molto particolari di raccolta delle larve e di contenimento delle larve. costa un botto di eh, di più e non è più gestibile. F pesca e acquacoltura con gli effetti che abbiamo visto sul signaling quindi sull'interazione con, con i messaggi. Tutti questi effetti sulla biodiversità che si stanno cominciando solo adesso a misurare di cui tocchiamo solamente appena la superficie, hanno degli effetti generali sugli ecosistemi. E hanno degli effetti. Il Mediterraneo è un paese, è un, un insieme di paesi che vivono di turismo, di turismo marino, di turismo acquatico, la subacquea. Uh, anche andare a mangiare un po' di pesce la sera nella trattoria in Grecia, in Spagna, in Italia, tutto questo viene toccato pesantissimamente dagli effetti dell'acidificazione sugli ecosistemi, sugli uh, organismi uh, viventi. Quindi da questo punto di vista è un problema di cui si sente parlare relativamente poco, ma che è un problema che pesa tantissimo e peserà sempre di più. E tutte le azioni che cominciamo a fare oggi avranno i loro effetti probabilmente fra qualche tempo. Se non cominciamo oggi, gli effetti si sentiranno sempre più tardi. Eh, faccio vedere quest'ultima cosa. Eh, Questa è un'analisi un di quello che si sta studiando e come lo si sta studiando in questo momento sull'acidificazione, in particolare nel Mediterraneo. Due cose vi faccio vedere solamente. Guardate la cartina che è divisa il Mediterraneo occidentale in azzurro e Mediterraneo orientale in eh, mh, salmone. E guardate quanti studi si fanno sul Mediterraneo occidentale, abbastanza, tanti, la, la diciamo la maggior parte e quanti pochi studi si fanno sul Mediterraneo orientale. Ora, quale dei due bacini del Mediterraneo in questo momento è più colpito dal fenomeno dell'acidificazione? Il Mediterraneo orientale, ovviamente. Noi stiamo studiando la parte sbagliata. Non è che stiamo studiando la parte sbagliata, stiamo dirigendo le nostre risorse prevalentemente dove gli effetti si sentono con un delay, un ritardo uh, maggiore. Guardate l'altro grafico invece, quali sono il tipo di studi che si stanno facendo maggiormente? Di laboratorio, sugli organismi viventi parlo, eh? di laboratorio perché gli studi sul campo costano, costano tanto, in laboratorio è più facile studiarli, ma in laboratorio si studia molto di meno e quindi la quantità di organismi che si studiano e il tipo di modellizzazione che si può fare è molto più, più ridotta. E poi situazioni specifiche come field vent, cioè le zone dove ci sta l'acidificazione naturale, le, le risorgenze termali e così via. Le, le, le situazioni normali, cioè qua davanti per dire, no? questi sono i posti dove ancora non stiamo studiando sul campo. Quindi le cose che servono adesso sono avere una ripartizione degli studi di biologia, quindi gli effetti sugli organismi più omogenea dal punto di vista geografico. Eh, direi che bisognerebbe estendere il coverage, noi oggi sappiamo gli effetti su un pugnetto di specie e, e, e generalizziamo il tutto. È un po' come se un, un romanziere volesse scrivere un romanzo con un vocabolario di un centinaio di parole. È un po' complicato, no? E lo stesso noi, la, la nostra conoscenza. Sugli effetti biologici dell'acidificazione è come 100 parole rispetto al dizionario completo. È molto complicato dire di poter conoscere la lingua in questo, in questo modo. E, e poi questa è una cosa che è molto più complicata e non dipende da noi, ovviamente: integrare gli studi bio scientifici con gli studi socio-economici e avere da parte dei governi una consistenza nelle politiche sull'acidificazione. Basta. Anch'io ero <ride> sott'acqua, andavo sott'acqua prima. dei <ride> Gra Grazie davvero, Marco Oliverio. Affascinante, oltre che naturalmente preoccupante, insomma, quello che ci ha raccontato per gli effetti sistemici. Eh, che vediamo e che, che no, di cui non ci rendiamo, non ci rendiamo conto. Eh, lei diceva poco fa appunto la mancanza di politiche coerenti, no? diciamo, sulla Adesso tra poco voglio sentire il parere anche eh, di Juanjo su, su questo aspetto, qui. Però prima voglio lasciare la parola naturalmente a Jaume Piera, perché sappiamo che eh, so che alle 18 in punto ci deve lasciare quindi. Eh, ci tengo molto che eh, abbia tutto il tempo per raccontarci un aspetto che è molto importante perché appunto stavamo commentando, eh, è stato menzionato l'aspetto politico no? delle decisioni politiche che naturalmente è come sulla questione dei cambiamenti climatici, la crisi climatica, l'aspetto fondamentale. Però c'è anche un aspetto fondamentale che è quello della consapevolezza e dell'azione dei cittadini e Jaume eh, Piera proprio di Citizen Science diciamo eh, sul monitoraggio e, e anche sulle azioni eh, concrete che si possono eh, fare ci eh, parlerà quindi a lui la parola e eh, grazie ok ah, thank you Marco And I'm grazie sorry, Marco mi dispiace che non parlo italiano di non parlare italiano e cercherò di esprimermi al meglio in inglese Devo condividere lo schermo? Sì. Allora. Allora, grazie. Penso che mh, questa introduzione sia stata davvero interessante e desidero ringraziare i precedenti oratori, soprattutto il professore Marco, perché in effetti quello che lui ha detto si collega con quello di cui parlerò io, fondamentalmente il ruolo mh, dei volontari nel monitoraggio, ma anche la, il ripristino degli ecosistemi, come già stato detto. Ci sono tutta una serie di sfide a livello sociologico ed economico a causa delle attività umane e dei diversi interessi dal punto di vista economico, modi di pensare rispetto ai benefici che noi dobbiamo trarre dalla natura e le conseguenze poi di, di adottare un determinato approccio strategico. Come società, purtroppo, però, dobbiamo, abbiamo il modo, un modo di affrontare le cose abbastanza vario. Non necessariamente coerente. Qui ci sono delle immagini di leader che pensano in modo molto diverso da noi, rispetto magari ad alcuni di noi, in relazione a come trattare la natura dal punto di vista degli aspetti o degli approcci economici o sociologici. Quindi, come il professore ha detto, in molti casi il principale problema nell'affrontare questo controversia è la mancanza di informazione, cioè. Il problema è che noi dovremmo avere delle politiche basate sull'evidenza, cioè le politiche devono, le decisioni devono essere assunte basate sui fatti e il problema è che non abbiamo in molti casi informazioni. Quindi tante decisioni che vengono assunte dai governi sono, sono prese senza... Avere un quadro completo della situazione. Come facciamo a migliorare questa situazione? Fondamentalmente, eh, pensiamo di avere bisogno di più dati: dati da tanti luoghi diversi. Il professore appunto parlava di questa grande differenza, per esempio, uh, la differenza tra il Mediterraneo occidentale e orientale dal punto di vista della nostra conoscenza e poi c'è anche bisogno della qualità, cioè questi dati devono essere di qualità. <sussurra> um, come è già stato detto da Vanessa e dagli altri <sussurra> relatori, c'è quest'idea di creare degli osservatori che ci forniscono dati molto accurati, misurazioni di parametri diversi e questo ci offre tutta una serie di informazioni di grande valore, ma c'è anche la possibilità poi di coinvolgere le persone perché se abbiamo bisogno di informazioni e dati da tutto il mondo, le persone si trovano ovunque, a volte magari per esempio pensiamo ai pescatori, loro ogni giorno si recano nelle diverse aree costiere, oppure le persone che magari vanno in barca, vanno in canoa, uh, ci sono tante persone che svolgono attività diverse e che hanno la possibilità di fornirci informazioni essenziali. Tuttavia alcuni dicono sì, ci potrebbero dare informazioni, ma non ci darebbero mai misurazioni con un'accuratezza. Tale rispetto a quella che potremmo ottenere con degli strumenti, diciamo, più sofisticati, però dobbiamo pensare in maniera più olistica perché le persone non forniscono solo informazioni, ma sono anche coinvolte nel processo. Qui ho cercato quindi di creare, di darvi un'idea di questo quadro di, informa, di, di innovazione basato su eh, diversi aspetti che eh, sono fondamentalmente stabilire un collegamento migliore tra tutti i vari attori in questo sistema, allora non ci sono solo appunto le organizzazioni ufficiali, ma ci sono anche le persone, quindi c'è un quadro quadru quadruplo che però può diventare anche quintuplo se noi pensiamo al coinvolgimento di vari ambienti diversi, mm, qui ho sottolineato che ci sono tutta una serie di enti che possono partecipare, di organismi che possono partecipare a questa raccolta dati. E abbiamo, e ho la possibilità di collaborare con il professor Pagno, l'interprete scu, si scusa, non si è capito il nome, e abbiamo cercato di immaginare questa rete di strumenti che sono questi puntini bianchi e neri e rossi nella prima mappa uniti a misurazioni che vengono dalle persone e questa potrebbe essere una situazione ideale cercherò di spiegarvi in modo grafico che cosa voglio dire quindi idealmente potremmo pensare che se noi abbiamo bisogno di ottenere informazioni per esempio sul pH o sulla temperatura possiamo avere stazioni collocate su tutta la costa quindi immaginate di poter raccogliere tutti questi dati con strumenti molto accurati, ma ciò significa avere tutti questi strumenti in ogni stazione di rilevamento e in uno scenario reale, naturalmente questo è impossibile perché non è possibile avere ogni punto collegato o monitorato con strumenti accurati, sarebbe troppo costoso. Quindi quello che facciamo è o selezionare diciamo, dei punti strategici sulla Costa o nell'oceano nell e questo ci dà però una serie di misurazioni limitate sia pure molto accurate oppure possiamo considerare l'idea di coinvolgere le persone che potrebbero quindi fornire misurazioni lungo la costa utilizzando strumenti molto più semplici e che creerebbero questo scenario questi puntini blu che seguono Diciamo il percorso de della costa, l'andamento. Quindi l'idea è quella di unire eh, le misurazioni fatte da questi punti di rilevazione con strumenti molto accurati, unendoli ai dati forniti dalle persone. E questo ci consentirebbe di mettere insieme questi dati e di avere una misurazione molto più ampia, eh, un una, una curva, vediamo quella verde, che è molto simile a quella nera, cioè che prevederebbe strumenti tutti accurati. Quindi possiamo coinvolgere le persone che ci aiuterebbero, però vorrei anche dire che questo è solo uno degli aspetti importanti dal punto di vista del coinvolgimento dei volontari, volontari che potrebbero fornirci tutta una serie di dati ad un costo più basso. Ma potrebbero anche, per esempio, tenere traccia dell'acidificazione utilizzando dei bioindicatori e potrebbero anche essere coinvolti in attività di ripristino, eh, che è la seconda parte. Quindi noi possiamo operare dei cambiamenti perché chiaramente quello che di cui c'è bisogno è un cambiamento a livello della società coinvolgendo le persone. Adesso non posso entrare nei dettagli di questi tre aspetti, ma vorrei condividere con voi tre esempi relativamente a ciascuno di essi. Il primo è raccolta dei dati con sistemi locali. Ci sono diversi sistemi locali, per esempio, per rilevare il pH, che sono abbastanza accurati. E, per esempio, questo. questo secondo me è uno strumento molto promettente, è uno strumento ottico e vorrei farvi vedere che uh, queste uh, sono i le misurazioni che vengono fatte con questo strumento. E invece poi vediamo le misurazioni con un altro strumento classico di misurazione del pH. Se vediamo appunto la scala dell'errore con questo tipo di strumento, sarebbe possibile comunque fornire delle misurazioni accurate. Questi sono strumenti che potrebbero essere eh, installati su una boa, ma potrebbero anche essere collocati magari su una canoa. Oppure sotto una barca a vela che ci consentirebbe di fare di rilevare queste misurazioni. Quindi, questo è un po' unire quello che noi dicevamo prima rispetto a degli strumenti accurati, ma anche, diciamo, una rilevazione molto più ampia da parte delle persone. Un'altra cosa interessante è quello che ha detto il professore prima, cioè ci sono vari organismi che sono colpiti negativamente dall'acidificazione. Immaginate che le persone potrebbero fare delle fotografie a questo tipo di conchiglie. Adesso non entro nel dettaglio, ma per esempio oggi ci sono diversi sistemi eh, di lettura automatizzata che sono in grado di misurare con una certa accuratezza il livello di erosione sulla conchiglia. Immaginate le persone che possono fare fotografie in tanti luoghi diversi, ci consentirebbero di fare una mappatura della, degli effetti dell'acidificazione. E questo è un altro modo per coinvolgere le persone. Ed infine, per fare riferimento a un esempio che è già stato fatto, dovremmo anche considerare il ruolo potenziale delle persone in termini di coinvolgimento rispetto a quest'idea di ripristinare. Eh, per esempio le barriere coralline. E questo perché? Perché le persone sono consapevoli del problema delle barriere coralline e dell'acidificazione. Ci sono tante persone che potrebbero essere coinvolte come volontari e che sarebbero molto più numerose rispetto ai professionisti, quindi si potrebbero anche formare le persone a queste attività di ripristino e questo potrebbe essere un modo molto efficiente dal punto di vista dei costi benefici per ripristinare gli ecosistemi in futuro. Ecco, questo era il messaggio, insomma, che vorrei condividere con voi. E è proprio questa idea, cioè che i volontari possono garantire ruoli diversi, svolgere ruoli diversi nella società dal punto di vista della raccolta di dati, cosa molto importante per noi perché ci sono tanti eh, tante lacune Um, quindi non c'è solo questa grande differenza tra nel Mediterraneo est, occidentale e orientale, ma ci sono tantissime altre aree nel mondo rispetto alle quali non ci sono dati e quindi coinvolge coinvolgendo le persone si potrebbero ottenere questi dati che mancano, rendendole comunque consapevoli di questi problemi e poi potrebbero appunto aiutarci proprio nelle attività di ripristino dell'ecosistema. Grazie molte della vostra attenzione. Grazie. Già, davvero per averci spiegato un po' come i cittadini possono diventare sentinelle, diciamo, proprio del monitoraggio no? diffuso e quanto possono giocare un ruolo. Importante. Siccome so che ci, ci deve lasciare a brevissimo, le vorrei chiedere eh, una cosa. Ci sono esempi concreti in cui già il ruolo dei cittadini è, è diventato operativo? Ci sono esempi, non lo so, in Spagna e in qualche altro paese d'Europa in cui i cittadini possono partecipare? Io mi offro volontario anche per quest'estate per raccogliere dati se, 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 se si può. Yeah, thank you. Yeah, there are several... Sì, grazie. Ci sono tante attività in corso e penso che questo sistema diventerà sempre più ampio proprio perché è fondamentale. Dobbiamo assolutamente coinvolgere la società nelle attività di monitoraggio e non c'è modo di rispondere a questa esigenza rispetto ai dati se non coinvolgendo le persone perché non ci sono risorse sufficienti naturalmente siamo eh, molto lieti se parteciperete e eh, abbiamo dato via ad una serie di piattaforme proprio dedicate alla uh, ri, uh, la riportistica e eh, quindi ci saranno anche delle variabili ambientali e ci saranno anche dei sistemi locali che possono fornire informazioni fondamentali su queste variabili oceaniche così importanti. Mi dispiace tantissimo di dovervi lasciare, ma davvero vi ringrazio per l'opportunità che mi avete dato, eh, per avermi consentito di partecipare. Spero di vedervi in un'altra occasione. Grazie per essere stato con noi. Davvero buon lavoro. Seguiremo il, il, vostro, il vostro lavoro. Torniamo, allora naturalmente se ci sono domande, commenti che volete fare eh, sono più che benvenuti. Io faccio delle domande brevi ai, eh, ai nostri partecipanti, ai nostri protagonisti, per riprendere alcuni degli aspetti che abbiamo toccato, che sono tantissimi in realtà, avremmo di che discuterne a lungo. Però eh, vorrei cominciare da Juanjo eh, chiedendo eh, appunto l'aspetto un po'... Eh, politico, di scelte no? a livello politico. Naturalmente uno degli aspetti alza gli occhi al cielo, giustamente, Quanco. Però ehm, abbiamo visto che c'è un tale livello di complessità, no? Lo affrontavamo anche prima di cominciare eh, questo incontro parlando per esempio delle microplastiche, no? Del fatto che noi è diventato così visibile il problema da quando ci sono le grandi isole di plastica, ma noi non vediamo tutto quello che succede nella colonna d'acqua, che è esattamente quello di cui vi occupate voi con Emso e Eric. E abbiamo sentito degli, quello che ci raccontava eh, appunto Marco Oliverio no? su anche gli effetti di feedback positivo. No, non sappiamo dire esattamente che cosa succederà, quanto potrà aumentare eh, l'impatto dell'acidificazione. Diciamo, allora, tutta questa complessità eh, come, come fa a, ad, essere, eh, ad arrivare poi a chi deve prendere le decisioni per contrastare effettivamente l'aumento eh, de, de, dell'acidificazione?

questa è domanda, una domanda piuttosto complessa perché eh, tutti sono un player in questo eh, gioco, diciamo così, perché la prima cosa che facciamo a livello della scienza è fornire informazioni, quindi informazioni molto accurate rispetto a quello che succede. Quindi non solo perché magari noi eh, siamo... Eh, Persone eh, che magari siamo sempre in fondo al mare e ascoltiamo ogni tanto quello che succede alla superficie. Anche perché è una cosa che importa, ma non è. Cioè, forse eh, Marco ha ecco, già espresso apertamente chiaramente, no? Marco, Matteo, Olivero, tutti. Eh, io sono l'unico non Marco presente qui, eh, però sono su, su, circondato dai marchi. Comunque, eh, scherzi a parte, eh, riteniamo che l'acidificazione. Eh, diminuisca man mano che si va in fondo però non abbiamo tante informazioni poi abbiamo per esempio un altro elemento diciamo da considerare che per esempio a livello eh, di eh, anche città no? è importante considerare che aumentando il numero di sensori ed è una cosa che forse eh, Joao non, ha già detto chiaramente, eh, cioè è importante avere una buona calibrazione, cioè quando si hanno per esempio tanti sensori, allora c'è eh, un aumento assolutamente incredibile, come abbiamo visto tra l'altro nel grafico che ha mostrato Pocanzi. E poi abbiamo alla fine dell'intera catena, eh, per esempio... Eh, cittadini, volontari, eh, anche tu sei volontario, come detto oggi. E quindi noi possiamo di certo fornire e possiamo rispettare ovviamente la vita dell'oceano e possiamo occuparci della salute dell'oceano, ma la società, e quando dico società, intendo dire eh, i politici e gli economisti dovrebbero fare la propria parte. Quindi è anche importante ecco, sentir parlare di economie che prevedono che entro il 2030-2050 ci sarà un impatto sull'economia globale che è nell'ordine di 5% del eh, PIL e ci sono persone che sono certe del eh, fatto che alla fine del secolo forse, e, tu ancora, e voi sarete ancora volontari a quel tempo, beh, ci sarà una perdita di 500 milioni di dollari l'anno. Quindi, anche se eh, non vi preoccupate così tanto dell'acidificazione, se siete un'industria dovete comunque riconsiderare quello che state facendo per beh, non solo preservare il pianeta, ma anche per preservare l'economia. Eh, inoltre, bisogna considerare quanto costa fare questo e quanto invece pagheremo per i prossimi dieci anni. Quindi all'inizio è vero, parliamo di, eh, del prossimo decennio, invece adesso si parla del prossimo anno o sei mesi, perché è diversa la velocità. E eh, poi c'è un impatto enorme. Poi, un'altra cosa è che per la prima volta, ma questa è una cosa globale, non è una cosa che riguarda soltanto una persona. E, e noi abbiamo anche dei dati di alta qualità. E anche questo è un problema serio perché ovviamente eh, tutti questi modelli oceanografici eh, mostrano eh, un gap. Eh, perché noi dobbiamo comunque andare lì, preparare queste persone ed evitare ovviamente che ci siano problemi e che diciamo perché noi tutti dobbiamo trasferire la conoscenza anche a questi paesi del Nord Europa. Quindi eh, si tratta di un sistema piuttosto complesso e eh, ci sono per esempio eh, alcuni politici che hanno capito di dover fare qualcosa. Ma ci sono anche cose più semplici perché recentemente abbiamo anche visto che eh, ci sono state alcune società assicuratrici che chiedono, ma noi vorremmo sapere cosa succede con l'acidificazione, vogliamo sapere cosa succede con i cambiamenti climatici. Perché? Perché anche noi dobbiamo cambiare forse le quote eh, assicurative. E, e, e poi molti dicono, ma attenzione! Eh, dicono gli economisti, perché questo poi fa aumentare i prezzi. Allora, il nostro dovere è quello di spingere avere dei dati buoni. Noi, tutti Marco, più io, più l'autorità, e dobbiamo dire ok, dobbiamo occuparci di tutto questo perché questo avrà un impatto non solo eh, sulla popolazione, nel bacino del Mediterraneo e nel pianeta. E, allora, potrei parlare molto di più, ma mi fermo qui. Ah, certo, il messaggio è assolutamente chiaro. Annuiva e si sentiva chiamata eh, in causa, anche per riprendere quello che lei ci raccontava nella sua presentazione, che forse potremmo approfondire di, del consorzio Mungus eh, e di quello che si può fare no? su questo fronte che invocava anche Juanco. Sì. Volei eh, infatti eh, parla, volevo rispondere, eh, un po' lo ha già fatto Juanco. Ma prima anche a Haume, in, uh, so il uh, tracking coastal acidification, no? noi abbiamo fatto all'OGS um, un'applicazione che si chiama Vista App, che è per city designs, nel quale um, è però sono per le uh, meduse, per le jellyfish. E in questo caso abbiamo coinvolto, all'inizio è stato un, un, molto lento il, il, il processo, ma uh, dopo alcuni anni adesso sono veramente un, una risorsa di date incredibile e loro si sentono molto partecipi di quello che sta succedendo eh, nel nostro mare e mh, tra le cose abbiamo tutti abbiamo il, telef il telefonino ormai diciamo, tutti quelli che hanno sono eh, georeferenziati perciò è il momento che mandano dei, dei, dei anche per la, eh, queste mh, conchiglie eh, possono anche vedere dove sono dove sono state trovate e daremo un'indicazione un molto molto importante per quanto riguarda la quantità dei dati eh, è vero eh, il problema reale nel Mediterraneo e la parte sud del Mediterraneo orientale specialmente perché c'è una il Mediterraneo eh, dagli studi che abbiamo del mongoose che è, Abbiamo tutti i dati, condividiamo i dati. Vediamo che il Mediterraneo occidentale è molto, molto ben monitorato, sia da diversi tipi di, di strumentazione e di, di, di infrastrutture, mentre il, il Mediterraneo orientale molto meno e sicuramente quasi niente sulla parte del Mediterraneo, eh, della, nella parte della costa africana, come ha menzionato Juan. Questo cosa, cosa succede? Questo porta a che... Uno, i prodotti, non venga, i prodotti che vengono realizzati in Europa, tipo quelli delle Siemens o che possono essere condivise, a, a, mancano dei dati per essere realizzati. Noi abbiamo la tecnologia, però se non abbiamo nessun tipo di dati da parte di loro, che poi hanno una, a, dice, una referenza a dare i dati, pensando che tenerlo nei cassetti è molto più facile. Tutto il contrario, perché noi abbiamo la tecnologia, per se loro non ci danno i dati, è difficile. Possiamo incrementare la qualità dei nostri modelli, che potrebbero dare risultati migliori e le coste, diciamo, tutti i paesi della sponda sud del Mediterraneo ne trarrebbero proprio beneficio. E, giusto per dire due parole su Mungus, nel quale io sono il chair. E, mh, ha quattro pilari principalmente. Uno è il migliorare la visione del mare, la visione del, del Mediterraneo orientale e mh, la scienza per favorire l'applicazione e il beneficio della società. quello lo, lo che viene detto: il al benefits eh, collaborare e pro, eh, promuovere una visibilità, eh, promuovere la visibilità e il riconoscimento del servizio le agenzie governative e le aziende private, incoraggiando anche la loro integrazione a livello nazionale, regionale, europeo e perché no, anche globale. Il terzo è il capacity building. Capacity building è molto importante. E quello che ha già menzionato è Juanjo è il trasferimento della conoscenza e dalla parte dei paesi più industrializzati verso la sponda delle sud, delle, della parte sud delle, del Mediterraneo, e l'attuazione di iniziative internazionali che involgono eh, la scenografia operativa e eh, promuovendo la partecipazione, specialmente di questi eh, paesi mediterranei, non appartenente anche alla UE, e per la eh, produzione di questi servizi. E eh, per ultimo. E migliorare la fruttività dei servizi che sono già presenti nel mediterraneo perché è veramente il mediterraneo i paesi che sono nel mediterraneo abbiamo una capacità proprio molto alta di produzione dei de, de, de servizi e mh, la loro utilità tanto per l'attuazione delle politiche e le esigenze della società e della scienza e, e che darebbe un beneficio a tutti Grazie, grazie mille Vanessa anche per queste eh, riflessioni. Allora, eh, volevo coinvolgere un attimo Marco Galeotti perché poco, poco fa diceva: a differenza della politica, alcuni politici magari co hanno cominciato a capire, però la parte del privato, delle imprese si fanno vive per capire, ma che cosa succederà nei prossimi anni? Quale sarà l'impatto? Allora, siccome Marco Galeotti è anche l'industry officer di Enso, gli chiederei come si può interagire col settore privato, come li si può coinvolgere, come li si può persuadere ad agire anche per cambiare le cose. Grazie Marco. Ehm, noi siamo molto attivi a livello europeo per spingere la Commissione a finanziare una rete europea di supporto alle infrastrutture di ricerca per ehm, aiutarle ad avere rapporti. Eh, continuativi con, eh, con le industrie. Le industrie molto spesso, in generale il settore privato, quindi anche associazioni, ONG, eccetera, e molto spesso sono suppliers, fornitori delle infrastrutture di ricerca, molto più difficilmente eh, partecipano al co-design, al co-development di attività di ricerca. Quindi eh, noi come EMS abbiamo lavorato molto attivamente nella costituzione di questa rete europea che si chiama Enrich Network, che al momento vede circa 500 organizzazioni interessate a dare un futuro a questa rete. Ehm, speriamo, in questo momento, mancano i fondi per finalizzare la costituzione della rete, la costruzione del lab europeo. Speriamo che questo possa avvenire presto, eh, ma sicuramente, ehm, noi operatori delle infrastrutture di ricerche europee abbiamo riconosciuto la necessità di essere supportati in questo, in questo ambito. Eh, per quanto riguarda invece internamente come EMSO, eh, la, il nostro rapporto con l'industria si fonda sostanzialmente su, su tre pilastri. Uno è la formazione, eh, due è, eh, ove possibile, cercare di coinvolgere soprattutto piccole e medie imprese all'interno dei bandi europei e mh, la terza ehm, è quella di garantire accesso fisico, remoto e virtuale alla nostra infrastruttura al settore privato. Eh, non, non abbiamo avuto molta così di parlarne, però questo è già il secondo anno che EMSO eh, garantisce accesso fisico all'infrastruttura, all in particolare ai facility regionali, con grande successo. E proprio in questi giorni, una piccola media impresa inglese sta accedendo ad una, fase, una nostra facility in Spagna Opsi per testare proprio visto che è l'argomento del giorno un nuovo sensore per la misura del pH che sia a costo più basso e più efficace. Quindi, sì, grazie, Marco eh, Galeotti. Se ci sono domande. Fatevi avanti, io ho una domanda molto difficile per Marco Liberio per chiudere, <ride> quindi se volete fare qualche domanda o, eh, o, o riflessione o commento, appunto siete, siete benvenuti. No, la domanda difficile è questa, in realtà, magari non è una domanda difficile, però nella mia testa mi sembra un po' una cosa eh, appunto complessa da affrontare. cioè ci sono ogni tanto delle buone notizie, per esempio l'impegno internazionale a proteggere il 30% degli oceani entro il 2030, c'è cioè un impegno europeo esplicito, insomma, a fare aree protette, per quanto appunto poi bisogna capire concretamente. Però la domanda è, di fronte a un fenomeno come l'acidificazione, che è conseguenza dell'interazione con, con l'atmosfera, in cui tu puoi isolare e proteggere quanto vuoi un'area marina, però... Quello è una dinamica diciamo eh, inarrestabile fino a che c'è questo eccesso di energia carbonica nell'atmosfera e possiamo essere ottimisti che comunque diciamo misure di questo genere possano servire a proteggere in qualche maniera gli ecosistemi marini la fauna marina non è preparata no eh. mi, mi, mi potete rimettere le, le slide se mi mettete la penultima che non vi ho fatto vedere, ve la faccio rivedere ugualmente. Una allora, allora, sì, dunque l'ottimismo non deve mancare in queste situazioni perché se no dobbiamo cambiare mestiere. Cioè, A me lo stipendio me lo pagano lo stesso, però insomma magari faccio... No, la, quella dopo. Okay. Ecco, questa qua, questa ci vorrebbe, ci vorrebbe Daniela qua per spiegarla. Allora, diciamo, i meccanismi che regolano il funzionamento degli ecosistemi sono così complessi così articolati gli attori che vi partecipano, sono così tanti che dovunque mettiamo le mani, qualunque azione facciamo, ha una sua conseguenza. Quindi sì, comunque sì, il processo dell'acidificazione, che di per sé è complesso, eccetera, è integrato nel, nell'ambiente, comunque ha la possibilità di essere in qualche modo tamponato. Diciamo no, non possiamo fermarlo del tutto. Non vuol dire che non possiamo intervenire comunque per tamponarle, per magari rallentare i trend. Noi vediamo queste aste che vanno verso l'alto no? a indicare l'accumulo di CO2. Abbassiamola un pochettino. Questa cosa magari non la fermiamo, ma abbassiamola un pochettino. Questa cosa racconta come una cosa che non c'entra apparentemente assolutamente niente con l'acidificazione. In realtà c'entra potenzialmente tantissimo. Allora, i, i cetacei. A secondo che si tratti di misticeti o dei grandi odontoceti come i Capodogli, eccetera, giocano un ruolo con P e K, insomma, con le loro eh, deiezioni e, e eliminazioni di prodotti del metabolismo nel eh, dare materiale nutritivo che serve poi al plancton, in particolare al fitoplancton, per crescere. Abbiamo visto prima il fitoplancton, cioè eh, organismi microscopici che stanno in milioni di tonnellate negli oceani, partecipano a eliminare questa CO2 che rompe le scatole e lo fanno attivamente perché gli serve a loro per fare la fotosintesi e gli serve nutrimento per, per continuare a fare questo lavoro e il nutrimento, una parte importante del nutrimento, gli viene per l'appunto dalle sostanze che vengono eliminate da, da questi grandi, eh, i grandi cetacei, che giocano un ruolo nel trasporto di questi nutrienti, per esempio. Eh, 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 i capodogli lo fanno dal, dal, dalla profondità verso l'alto, invece i misticeti lo fanno in orizzontale geograficamente spostandosi nelle aree di foraggiamento. Insomma, giocano un ruolo negli oceani nel ciclo di queste, di queste sostanze e lo giocano in maniera importante. Ora, le politiche che si fanno su questo pianeta no, per la caccia eh, ai, grandi, ai grandi cetacei, interessano sostanzialmente in maniera negativa un paio di nazioni, no? Perché la ah, Norvegia e Danimarca sempre loro che fanno il resto del mondo gioca al tavolo con queste con queste nazioni si gioca costantemente una trattativa su questa, su e il Giappone, giustamente, si gioca una trattativa su, su, questa, su questa cosa perché i paesi cosiddetti balenieri mettono sul tavolo che loro non intendono tornare indietro eh, e, e dall'altra parte si chiede ad altri paesi al di tornare indietro su altre cose e gli altri paesi non vogliono tornare indietro sulle altre cose e così si gioca a questo tavolo una cosa nel quale la politica decide che a un certo punto se si estinguono un po' di balene, probabilmente non è tutto questo gran disastro. No? Se magari riusciamo a, ad avere in cambio la protezione della foresta amazzonica, di un pezzo di foresta amazzonica o di foresta del Borneo, non è detto, non è detto assolutamente. Perché il ruolo che giocano questi organismi è integrato negli ecosistemi e gli effetti, come vedete, no? se noi togliamo le balene, togliamo foraggiamento per eh, i nutrienti, per il fitoplancton, invece, se, se aumentassero le popolazioni di cetacei, aumenterebbe. La quantità di fitoplancton aumenterebbe l'accumulo, la diciamo la sottrazione di NDD e tamponeremmo, tamponeremmo in qualche modo gli effetti dell'acidificazione. Ci sono le azioni, allora le azioni ci sono, si possono fare. Una cosa che io sono convintissimo di questo: in Italia non abbiamo una grande cultura da questo punto di vista, ma dovremmo eh, coltivarla di più. Noi scienziati siamo bravi a fare le cose, io sono molto contento di far parte di questa categoria. Abbiamo reagito molto bene a un sacco di situazioni, stiamo reagendo alla necessità di integrazione, velocità di condivisione delle informazioni. Siamo, sono orgoglioso di dire che siamo abbastanza bravi nel fare le cose. In Italia siamo relativamente bravi a fare questo genere di cose. Una cosa che sappiamo fare molto meno è raccontare al resto del mondo. Noi siamo un pugnetto di persone raccontare al resto di miliardi di persone intorno a noi quello che facciamo e quindi dare la sensazione che quello che facciamo è importante e dare la sensazione, la conoscenza, il public awareness come si dice cioè dare, condividere con il resto della popolazione l'urgenza di certe cose non lo sappiamo fare, poi arriva Greta che lo sa fare meglio di noi no? però se noi partecipassimo a questa, anche a questa fase in maniera più capace e non c'è formazione che si fa nelle università per imparare a fare comunicazione scientifica, non c'è formazione a comunicare con i giornalisti e quindi magari a essere in grado di dare loro no, e fare una joint venture con, con la comunicazione. Questo non lo sappiamo fare bene, in Italia in particolar modo, negli ultimi tempi diciamo ci si sta attrezzando perché all'università viene chiesto di fare quella che si chiama la terza missione quindi stiamo cominciando a farlo ma insomma siamo ancora al paleolitico su questa cosa se imparassimo a fare questo probabilmente il pubblico una volta che cresce questa consapevolezza anche nella popolazione il politico è portato no? e deve rendere conto perché lui non deve rendere conto a noi scienziati lui deve rendere conto alla popolazione che lo legge. Se noi non comunichiamo queste cose anche al resto della popolazione, poi non possiamo pretendere dal politico che tutti i politici siano illuminati e guardino lontano. Quindi questa è una strategia sulla quale dobbiamo ancora lavorare, un claim che faccio ai miei colleghi, a me stesso per primo, imparare e coltivare anche nelle nuove generazioni di accademici e di scienziati a comunicare verso l'esterno e a saperlo fare in maniera migliore. Eh, questo è davvero un punto... Cruciale, diciamo, della sfida che abbiamo davanti. Allora, grazie Marco Riverio. Eh, naturalmente, se eh, non ci sono domande, c'è una domanda, prego, vai. Sì. Microfono. Sì, diciamo, il mio commento riguarda anche al contrario, cioè noi non siamo stati educati, non ce lo sentiamo come ruolo. Quello di dover trasmettere, no? Quindi qui c'è un, un problema, diciamo, culturale di base che anche noi dobbiamo un po' switchare la nostra testa rispetto a questo ruolo, a questo impegno che comunque la società ci chiede, perché i messaggi che noi passiamo probabilmente sono un po' più corretti perché basati su evidenze scientifiche, no? Quindi questo elemento, secondo me, è un qualcosa su cui bisogna lavorare insieme e nell'Accademia veramente c'è tanto da fare. <ride> Nella allora, eh, Juanjo deve, vuole fare una domanda, credo. Allora, una domanda, perché c'è una cosa che non comprendo bene sulla tua indicazione. Quando c'è un aumento dell'acidificazione, c'è una diminuzione della biodiversità, o no? Perché in questo caso... Per esempio, in situazioni estreme in cui abbiamo molta acidificazione, allora il livello della vita diminuisce, giusto? Però questa è la domanda. Io ho mostrato oggi, eh, per esempio, tutto quello che è legato all'idrotermico, dove la temperatura è molto alta e l'acidificazione è molto alta, ma poi la natura è così intelligente che invece di... Eh, diciamo si attiva una sorta di chemiosintesi quindi la vita viene recuperata in maniera diversa quindi in una qualche misura è una sorta di contraddizione cioè quindi se si diventa più acidi abbiamo la soluzione eh, Beh, certo se mi sentono forse mi uccidono alla porta però insomma voglio dire ci sono molte eh, per esempio eh, situazioni in cui potremmo avvalerci no, di questo approccio Quindi perché? In italiano o in inglese? In italiano, in italiano. Noi non vogliamo un mondo trasformato in una gigantesca idrotermal vents. No? Quindi questo è il problema. Il problema diamo i termine che in italiano degli idrotermal vents. Le idrotermal vents sono risorgenze idrotermali profonde che noi le conosciamo. È stata la scoperta oceanografica del XX secolo, la cosa più importante che forse l'oceanografia ha scoperto nel XX secolo: cioè delle oasi in mezzo a un, un oceano di fango a 3000 metri di profondità. A un certo punto, dove ci sono delle risorgenze idrotermali, quindi acque calde e, e ricche di, di gas, in particolare acido solforico, acido solfidrico, che vengono sotto da delle rotture della crosta, quindi il mantello eh, entra in contatto con, con gli oceani, vengono fuori queste acque. Queste, questi gas caldissimi che scaldano l'acqua e forniscono calore e delle, dei gas che vengono utilizzati da batteri che danno il via a delle comunità. Quindi uno, quando l'hanno scoperto, hanno visto uh, questa prateria di fango deserta, perché così l'oceano profondo normalmente, un gamberetto, fango, 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 un pescetto, fango, 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 un altro gamberetto e poi wow, un'oasi come nel deserto, un'oasi ricchissima di vita. Lì, è vero, ci sono delle una serie anche ricca, c'è una biodiversità che rispetto al fango, 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 gamberetto è, è eclatante, però è una situazione contingente, molto particolare, ci sono degli organismi che si sono abituati, hanno imparato a vivere lì, a sfruttare quelle condizioni particolari e sono sparse un po' in tutti quanti gli oceani. Ora però questo non vuol dire che oh, lì è una zona fortemente acida, ovviamente, no, perché c'è una forte acidificazione. Questo non vuol dire che se noi acidifichiamo gli oceani aumentiamo la biodiversità, vuol dire che lì in quel posto specifico quella condizione ha fatto sviluppare degli adattamenti, ma se noi acidifichiamo tutti gli oceani in tutti i contesti in cui invece gli organismi non sono abituati all'acidificazione, quell'altra parte della biodiversità, che è enorme, la perdiamo. Quindi sì, potremmo probabilmente trasformare il nostro pianeta in una gigantesca hydrothermal vents, come si dice, no? gigantesca eh, ischia, le, sole, le, le fumarole di ischia, quelle, quelle, quelle robe lì. Potremmo trasformare il pianeta in una gigantesca hydrothermal vents negli oceani e avere qualche centinaio di specie o qualche migliaio di specie rispetto ai milioni che invece abbiamo adesso, nel cambio... Non ci andiamo a guadagnare, probabilmente ecco <ride> bene, grazie davvero allora a tutti i protagonisti di questa tavola rotonda, uh, Marco Galeotti, uh, Juanco, uh, Marco Liverio, Vanessa Cardin, Giaume e Piera che, era che erano collegati con noi. E buona giornata degli oceani a tutti quanti. Vanessa, certo, grazie, ciao. Arrivederci. Recording stopped.